Sembra incredibile, ma siamo arrivati all'ultimo episodio di questo Italy Food Tour. Sappiate che doveva essere un episodio, sono diventati tre. Anzi, stavo per farlo diventare di quattro episodi perché dura veramente tanto anche quest'ultimo. Però a me piace fare video lunghi. Anche perché ve li guardate. Quando io metto un video di 40 minuti o di 30, c'è un watch time altissimo, quindi vi piace. Comunque, per farvi un recap, la settimana scorsa sono usciti il primo episodio e il secondo. E abbiamo girato il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Campania, il Molise, l'Emilia Romagna, il Veneto. Abbiamo girato veramente tanta roba. Mi raccomando, guardate tutto il video, recuperate gli altri episodi se ve li siete persi e soprattutto supportate il video, lasciate un bel like e soprattutto prossimo tour dove devo andare. Quello che non vedrete in questi tre episodi, non mi scrivete i posti in cui sono già stato, ovviamente, perché se non vi guardate i video e mi dite vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua e ci sono già stato, mi sembra un po' inutile. Scrivetevi i posti in cui non sono stato che valga la pena da visitare, sia per altri tour sia per esperienza mia personale. Scrivetelo qua sotto nei commenti. 25 novembre, iniziamo da Trento. Fa un po' freddino, eh? Il bello di venire in periodo natalizio è che si riempiono sempre le luci delle città del nord. Apprezzo moltissimo. Come in ogni tappa del tour che sto facendo, farò una storia chiedendovi dove mangiare e il posto più quotato lo proviamo. In questo caso a Trento abbiamo solo una sera, quindi ci abbiamo messo tanto tanto per non sbagliare e prendere quello buono. E tutti quanti ci avete consigliato questo ristorante, Four Star. Ho seguito esattamente le vostre risposte e la più quotata era Four Star. In più anche dei youtuber di Trento mi hanno consigliato questo ristorante dicendo sì, è un po' commercialotto, ma comunque mangerei bene, è tipico trentino. Quindi un saluto al nostro amico Sponde Yenub che ci ha consigliato questo posto. Speriamo che sia buono, anche perché se non è buono è responsabilità tua, eh. Tu sei di qua? Sì, sì, sono di qua. Allora dimmi se qui si mangia bene. Qua si mangia bene, veramente, tipico trentino. Ok, mi hai detto che è il migliore del Trentino Alto Adige? Secondo me sì. È buono questo ristorante, secondo voi? Molto buono. Allora, grande influenza tedesca qui a Trento. Manca a dirlo Brezel e Senape Dolce. E vabbè, proviamo, c'è un botto di roba. Allora, ci hanno portato quattro benvenuti, delle birrette fatte loro e i brezel. Cin cin. Questo deve essere normale. La maionese. Sarà senape? Antipasto con speck trentino, carne salata. Non male. Non male. Questo qui è un... tipo, sono tipo delle crocchette di patate, vedi? Tortel di patate, questi qua si chiamano. C'è l'odore della nuggets. Io farò una cosa che magari potrebbe essere una blasfemia, ma vedo tutti gli ingredienti qui pronti per fare questo. Tutti gli ingredienti per aggiungerci della carne salata. Oh mio Dio, adoro. Tipo pane. Buona? Mi separerei. Comunque inizia molto bene. Comunque questa veramente buona. Pecca anche. Questa è un po' sciapa, la carne salata. Questa è un po' sciapetta, ne ho mangiate di migliori. Però c'ho fame, per me qui è tutto buono. Quando c'è fame, se guarda in faccia nessuno. Ed ecco il nostro piattino da dividere. Che bello. Non male, eh. Ecco, sono invidioso che voi avete preso lo stinco. Goulash di manzo, il loro wurstel tipico. Polenta, canederli. Guarda qua un po' di crauti. Non male. Se ne è Trento questo. Non male. Io proverei il goulash, che è l'unica cosa che mi spaventa in realtà. È buono, molto piacevole il piccantino di sottofondo. L'ho mangiato una volta e non mi ricordo quale nazione del mondo e mi aveva fatto talmente schifo che mi ha messo ansia. No, ma sei tu che mi hai dato l'ansia del goulash. Quindi ogni volta che devo mangiare goulash sto spaventando. Proviamo la mia combo preferita. È buono? A questo non fanno altro buono. Wurstel e crauti mi ricorda il panino che prendevo, ovviamente diverso, diciamo diverso, a Porta Maggiore al Paninaro Notturno. È un po' di casa, anche se non c'entra niente con casa mia. Io ho detto che qui il canederlo è molto particolare, perché avrà un sapore che non mi aspetto. Ragazzi, speck, noci, provola, formaggio. Venitemi a dire che non sembra casatiello il canello. È uguale. Assomiglia al casatiello? Sì, sì. Ma perché assomiglia al casatiello? Io non ho mai assaggiato né questo né il casatiello. Il nostro compagno ci ha tagliato un pezzettino di stinco. Proviamolo. Abbiamo sbagliato l'ordinale. È veramente molto più buono della roba che abbiamo mangiato noi. No, che altro, questa cotenna è buona. Cioè, vedi che il primo pezzo di cotenna che mi hai dato era più croccantino. Il secondo è un po' più morbido. Ragazzi, come uno buono. No. Strudel di mele congelato e lì una saker che sempre stavo congelata. Già da rovinata. Vabbè, dai. Concludiamo bene la cena? Beh, non è male. Molto carosa, sembra quasi un cinnamon roll, guarda. La saker è molto buona.
buona. È la surgelata, ma che buona. No, no. Quante sai che hai mangiato in vita tua? È uno dei miei dolci preferiti, calcola. Cosetta molto simpatica, se prendi l'amaro alle erbe, ti puoi portare a casa il bicchierino. È abbastanza interessante, eh. Sei di Trento? Sì. Tutti e tre? Allora faccio una domanda, consigliate questo ristorante? Mai venuto in questo ristorante in vita mia. Davvero? Sono... Sì. Ok. Ah, io non lo dirò, voglio saperlo da voi. Non sei mai venuto, nemmeno tu? No, io sì. No. A te piace, ok. No, neanche io non sono mai venuto. No, perché dopo che me l'hanno scritto in 480, sì, ho detto, me fido, ci vado. Il prossimo ristorante è stato completamente una sorpresa. Eravamo a Madonna di Campiglia a farci una giornata di snowboard, quando, seguendo i consigli di Alberto Maffei, campione di snowboard super famoso che vive a Madonna di Campiglia, siamo andati in un ristorante che ha da poco cambiato gestione, dal nome Piccadilly. Banale dirvi che se l'ho messo in questo video è perché mi è piaciuto. Diciamo un pochino più costoso in confronto agli altri ristoranti, non tra i più economici di questo video sicuramente, ma probabilmente uno dei più particolari. Abbiamo mangiato veramente bene, a partire dagli antipasti, la degustazione, anche la scelta del vino che ci ha fatto il sommelier, ma fidatevi, il fatto che avevi il tuo salame, che te lo tagliavi col pane sul tavolo, mamma mia, se era buono. Soprattutto ti dava l'idea di essere in montagna. Nota speciale per le patatine fritte e la maionese fatta da loro, perché erano veramente veramente buone. Poi ovviamente anche il primo piatto, la tartare, tutta la selvaggina, erano piatti sicuramente super buoni, dati anche dal fatto che non è un ristorante così tanto economico. Però ovviamente se vuoi spendere un po' di più e ti ritrovi Madonna di Campiglia, non è un brutto posto dove mangiare, anzi. Nota speciale, anche i dolci erano molto buoni, ma non ho provato le pizze, anche se c'erano, perché non mi sembrano così buone. Su quello non posso darvi consigli, sul resto posso dirvi che tutto quanto è stato piacevole. La degustazione probabilmente è un pochino più economica, ma comunque vale la pena. Piccadilly, Madonna di Campiglia, consigliato. Torre del Greco, perché ci hai portato qui alla panina con quei cacchi? Se no, sto posto? Da Manuel. Okay. Che fa sti panini della cultura ercolanese. Ora, portarti da Gigino è sempre un amico, è scontato. Vabbè, ci hanno scritto tutti che era troppo scontato, sì. Quindi, io e i miei amici spesso andiamo qua, è buono, è zozzone, andiamo. Antipastino, porchetta, sale e limone, così, vai. L'evoluzione di Frank, ha imparato a mangiare senza vergognarsi. Ma ci vedi come mangiava Frank all'inizio dei video? Porchetta al limone spaccano. Non l'avevo mai provato. È buonissima. Poi è gelissima sta porchetta. Oh, io per mangiare la porchetta buona sono dovuto venire a Napoli, Torre del Greco. Scusate. Allora, non è perché lavori qua, ok? No, assolutamente. Ma è buono sto posto? Sì. In ma zona tu fai consegne qua? Sì. Ok. No, però non lavoro qui. Ok. Faccio consegne ma non lavoro qui. Ok. Questa panoteca è una delle migliori in zona. Ma è meglio questa o quella super famosa? Che non mi ricordo il nome, Gigino è sempre un amico. Per me questa. Vabbè, ma l'ho convinto. Emily che è piena ma continua a provare perché l'abbiamo convinta. È vero. È delicata, porchetta e limone, nuova questo... frontiera del cibo. È vero, sale e limone molto buono, vero. Immagina che questi panini vengono fatti principalmente per i ragazzi che escono la sera, anzi la notte. La schimicata questa. La schimicata oppure ti viene fame verso le 2 di notte, infatti questi ristoranti lavorano sempre dopo. Cosa hanno di speciale? Vengono cotti gli ingredienti, poi tutto insieme. Anche le patatine vengono tagliate insieme alla provola, viene tutto fatto in tutt'uno. Poi si mette dentro il panino e si rilascia sulla griglia. E infatti qua puoi vedere. Viene grigliato il pane direttamente sul grasso di dove viene fatta la cosa. E ti dà sto senso, se al tatto lo senti morbido, poi lo mangi e cracci. Ma posso dire che pesa 8 kg e mezzo? Eh sì, eh. Allora io ho preso il più tipico della scuola di Ercolano, porchetta sì, completa. Porchetta completa. Con porchetta, prosciutto, provola e ci ho aggiunto le patate io. Sì. Belle fresche qua. Una quante ciotte. Io non ci ho messo salse qua. Poi tradizione vuole che ci metti ketchup e maionese. Ma anzi, io volevo anzi, senza anzi, ketchup. Pociac e mastonese. Per dire ancora più zozzo. Ah, pociac e mastonese. Però nel tuo caso non ti piacciono le salse, non mangiamo. Non è che non mi piacciono le salse, mi piaceva la maionese, lo volevo tranquillo. Non è questo manteciotto, più di questo voi. Ma racconto la prossima volta la faccia mia. You ready? Allora, yeah. Qui sono rollè. Ricordiamo cosa c'è dentro. Bacon. Salsiccia. Porchetta. Provola. E ketchup. E amore, tanto amore. Ma quanto è buono. Sai che mi ricorda? Noi a Roma
c'è i paninari. E l'ho provato. A Porta Maggiore, ti ricordi? Sì. Quella è la nostra versione dell'Ercolano. C'hanno qualche differenza tra di loro? Molta. Che questo è napoletano, quindi è fatto di più. È di più, è proprio porco. Però è zozzo, zozzo al punto giusto. E il grasso dentro non è esagerato. Non mi sembra così ciotto, capito? Non mi piace, è troppo. No, ma poi il fatto che viene tutto mischiato insieme te lo rende quasi ancora più mangiabile. Non è difficile da mangiare. Non è quel panino che lo mangi e ti cade tutto. Manca di salsa, ma è colpa tua. Ma come manca di salse? Come vuoi? Ma come fai a dire che manca di salse? Cioè c'è più forma, guarda qua! Come fai a dire che manca di salse? Il classico cambio del panino. Cazzo, sei buono. È giotto, è zozzo, pieno di roba. E felicità. E manco questo troppo. Ne ho preso 2,0 questi, 16 euro. Sono fatti per i ragazzi che hanno pure finito i soldi e... Tipo noi. Esatto. Tipo noi dopo l'America. Esatto. A posto. Scegli tra i due. Chietta completa. Ho aggiunto le patate. Mangiare dietro, mangiare. Sì, sì, vai, vai. Sei sicuro? Do che cacchio le fai. No. L'hai mai mangiato? Questo no. È la prima volta. È buono, vero? La bocca della verità, comunque. È buono. Ma di quello che ti fai, puoi dire che è una merda, eh? No. È una merda, è buona. Poi il panino di Cara Manuè è piaciuta. Prossimo tappo. Stasera siamo a Brescia, più precisamente alla trattoria Caricatore. E dovete sapere che essendo giovedì sera è giornata di spiedo a Brescia. Siamo venuti a mangiare lo spiedo e qui non trovi posto manco a pagarlo giovedì sera. Come da rito ormai l'avete capito in questo tour. Storia su Instagram in cui vi ho detto che sto venendo al Caricatore a Brescia. Questo è il posto. Ora aspettiamo Matteo Valenza che ci spiega un po' la cultura dello spiedo bresciano e il motivo che ci ha fatto scegliere questo posto. A parte che su Instagram avete detto tutti che è tipo il più famoso di tutti. Abbiamo prenotato, stamattina abbiamo chiamato, cosa importante per lo spiedo, ci sono tante ore. Dopo vi spiegherò come viene fatto lo spiedo bresciano e poi vediamo qualche altro piattino tipico di Brescia. Ma è gigante, però. Ma quanto sale là? Ci hanno messo un piede a tavola. Così senza motivo. Questo è il posto dove tutti oggi mangiano spiedo. Che figata, questa è proprio cultura bresciana, mi piace. È arrivato Matteo, bresciano per eccellenza, insieme a Pasquale. Abbiamo fatto il menù spiedo che comprende la minestra sporca, che ci ha spiegato Matteo essere la minestra del contadino. Praticamente tantissimi anni fa, cioè i contadini si ritrovavano tutti insieme, per spendere poco mangiavano questa minestra qui, che era con o senza la pasta, ma soprattutto aveva al suo interno carne di avanzo. Piatto caldo, ti preparo lo spiedo. Dopo ci spiegherai anche lo spiedo. Io l'ho già mangiato con lui a Brescia, molto buono. Ora proviamo e vediamo se questo è più buono. Sembra la minestra che invece la mamma, solo con 100 volte le calorie di quella. Spiegaci cos'è lo spiedo. Vabbè, lo spiedo è lunga, la preparazione dura 4, 5, 6 ore, dipende. Sostanzialmente fanno andare il burro fuso, lo fanno colare nella carne che gira, e poi sotto si riraccoglie e si rimette sopra. Questo per 4, 5, 6 ore. E poi questo è il risultato e te lo mangi anche perché te lo portano al tavolo. Qui c'è di tutto, questa è la linguistica di maiale. Allora, quanto è grasso, guarda qua. Che cicciotto, guarda qua. Eh? E fai, non ci metti altro grasso? No. Esagerato? Cosa hai fatto? Ti piace il gorgonzola? Sì. Io lo amo. Questo è un consiglio di Matteo Valenza. Benvenuti a Brescia. Cazzo, sei buono. Minchia polenta e gorgonzola. Spacca veramente. Assaggia che è buonissimo. È buono, eh. Non mi aspettavo neanche fosse così morbido. Comunque best combo. Polenta, gorgonzola. Così unisci, questa è la svolta, è troppo buono. Allora, oltre buonissimo, complimenti per la scelta, mi hai stupito. Ma com'era il paesino in cui siamo, perché non è Brescia centro? Noi siamo a Gussago. Gussago, che è dove si mangia di più lo spiedo. In pratica è il paese dedicato allo spiedo. Okay. E qui ogni giovedì tutti i ristoranti fanno lo spiedo. Io conosco i danni della settimana in base alla pubblicazione dei video. Cioè, se è lunedì è canale vlog, martedì canale principale. Io me lo vado così. Ah, il carrello del dolce.
questa, la frutta tolta con le mandorle, questo gambe c'è profiterol, pan di Spagna con crema chantilly di frutto bosco, in mille foglie, con la crema. Tu hai detto che mi segui, secondo te quale sceglierò? Mille foglie. Ha già vinto lei, non c'è la competizione qua. Anche lui mille foglie, la mille foglie mi ispira più dello spiedo. Ma che veniva la mille foglie, voilà. Vediamo se supera il test della mille foglie. Crema fatta in casa, freschissima, buona. Cioè, la prossima volta io non ordino lo spiedo, prendo il mio tè di quella. Ce l'ho visto? Ti giuro, assaggia, che è più buona dello spiedo. Comunque Brescia, grande hit. E come funziona il processo? Lì si raccoglie e poi viene messo sopra. Sopra si mette il burro, poi lo si raccoglie e lo si viene puntato, diciamo, messo sempre il burro per non farlo seccare. E ne fate tanti, cioè comunque per tanta gente. Sì, ma... Li sfami tutti? Sì. Li sfamiamo tutti, perfetto. Tutti. E poi ne abbiamo altri, diciamo, che abbiamo già mestirato via perché... Ah, ok. Che figata. Per te è tutto unto. Si scivola. Bello, mi piace. Ora oltre alla pizza voglio fare lo spiedo in casa. Menù, quello che abbiamo mangiato, esclusi i dolci, sono 30 euro a testa. Poi con i dolci entra tipo 34 a testa. Voto altissimo, quello che costa poco. Abbiamo mangiato un botto per 30 euro a Milano, quando mai succede questo? Ci hanno anche dato del vino. Perché t'hanno visto? Hanno visto vestito male, hanno detto vabbè, famoli bere che magari si vestono un po' meglio. Prossima città? Oddio, basta. Mica è finita. Questi sono ufficialmente i miei primi passi nell'ultima regione che mi mancava in Italia, la Basilicata. In questo momento esatto ci troviamo a Potenza, girerò la città più tardi ma non lo faremo nel video perché già facciamo troppe cose in questo video, è già troppo lungo. Ho fatto ovviamente la storia di Rito su Instagram e mi avete consigliato una colazione particolare che mi ha stuzzicato. Tiri. E tutti scrivete tiri, fino a che non capivo e uno ha scritto Tiri Bakery. E lì ho capito che Tiri era una pasticceria. Quindi andiamo a fare colazione. Vorrei far notare che per l'ultima tappa siamo rimasti io e Emily perché Frank è rimasto a Napoli, cioè a Portici. Quindi concludiamo noi questa avventura. Ed eccoci da Bakery Tiri Caffè. Voi se scrivete Tiri, io come facevo a trovarlo? Mazza che belli bomboloni. Te non mangi un pandoro? Sarà mal cioccolato, babà, e anche la pasticceria. Da cosa iniziamo? Da quello allora, che vuoi. Abbiamo scelto le cose che ci ispiravano di più sul momento. Tanto sono convinto che se vado lì dentro prendo la prima cosa a caso è buona. Allora, prima cosa, cornetto alla marmellata. Questa è la tipologia di sfoglia che preferisco. Oh mio Dio. Bello pieno. Madonna, quanto è pieno. Abbiamo preso con la marmellata di albicocche per non affaticare lo stomaco con cioccolato. Quindi andiamoci tranquilli. Ora qua proprio tutto super mega lievitato. Più che vedesse si sente. Lo percepisco. Qua continua il cioccolato che ci ha spiegato mancare delle gocce di cioccolato sopra. E sarebbe il pane al cioccolato francese. E guarda quanto è pieno. Altro che pane al cioccolato francese che vuole. Fa vedere quanto è zeppo dentro. Oh, bello, comunque, bello. Pensavo di trovarmi una pasticceria del paese, invece tipo un posto super gourmet, che sembra tipo che è stata Massari, ma al sud. Esatto, sì. Ma è buonissimo. Il fagottino è uno dei miei dolci da colazione preferiti e vedere come si è evoluto, anzi, trovare sempre dei fagottini migliori da quelli che mangiavo sotto casa, a Largo Peneste. Cioè io mangiavo questi fagottini che erano brutti, probabilmente surgelati, mi piacevano uguale e col tempo trovo sempre qualcosa di meglio. E questo, amo quello in Francia, a Parigi faccia cagare. Questo è un capolavoro. Se dovessi paragonare quel fagottino agli altri fagottini, gli altri fagottini sono le altre ragazze. Questo fagottino sei tu. È buono, vero? Sta renna mi dispiace quasi, ma povera renna, senti in colpa, gianduia e nocciola. Morbidissima. Aspetta che devo prendere la base, quella un po' più consistente. Com'è? Non sono un masto pasticcere, quindi che so dire se il cornetto è buono o no, da fan del cibo, ma te posso dire che se io fossi un masto pasticcere, probabilmente vorrei cucinare cose così buone. Questa è la mia recensione per te. Ma che vuole Massai da Milano? Portaci Vincenzo Tiri a Milano. Io voglio lui. Io lo voglio a Milano, non in Basilicata. Questo qui, invece, vediamo che cos'è. Capiamo il bambino che sopra sembra cocco, anche sotto. È croccante all'esterno. Ah, vabbè, ma è una zuppa inglese. Oddio. No, vabbè. Oddio, che bella. È difficile da mangiare.
Io ripeto, non sono un masto pasticcere, ma so dirti che quella renna era 20 volte più buona di questa. Con tutto che questa era buona, ma quella renna era più buona. Panettone, caramello salato, ora sopra. Vabbè. Quanto è morbido? Piaciuto. Il panettone è sicuramente un dolce più morbido e più delicato in confronto a un cornetto, a un favottino come abbiamo preso adesso, questi dolci qua. Buonissimo, si sente proprio la morbidezza, la lievitazione, il panettone è perfetto, però manca quello sprint che la crema al pistacchio gli ha. Ecco la signora panettona. Ma scusa, lei è molto più fan del panettone di me. Ma cosa stai dicendo? Questo panettone è perfetto. Ma ti ho detto che dopo quello che abbiamo mangiato prima è... Ho capito, ma te con la mente devi ritornare al sapore di un panettone. È un super panettone. No. Piccolo aggiornamento delle ultime due ore. Sono andato in un po' di pizzerie, quei classici forni pizza che si mangiano dopo scuola, solo che non mi sono piaciute particolarmente, cioè era una recensione che non mi ha particolarmente convinto, quindi già questo video è lungo, mettere un posto normalissimo che trovi in qualsiasi città allungherebbe solo il brodo. Detto questo, ci spostiamo un po' in periferia di Potenza, in un paesino limitrofo, perché ci hanno consigliato un posto buono e tipico dove mangiare. Quello che vi sto per far vedere ha dell'incredibile. Circa un'ora e trenta fa eravamo qui da Tiri, poco fa l'avete visto, la pizzeria dove stiamo andando è lì e noi non lo sapevamo. Panetteria 5 lire. Allora guarda, ti prendo una fetta di quella lì barese, credo. Una fetta di quella. Questa è anche questa qui rossa. Comunque ho notato che è anche una ghost kitchen messicana e di pocheria. Comunque, ristoratori, quanto abbiamo speso? Secondo me 8 euro. 8 euro per sta sleppata di pizza? E sì. 2,0? Sì, 12 allora, 12. 13,60. Da cosa iniziamo, signori? Dalla più semplice, la focaccia barese. Volevo andare in Puglia. Che più bisogno? Davvero? Beh, non è la più buona della mia vita, ma comunque è buonissima. Cioè, la focaccia, quello spesso deve fare. Deve essere unta. Bella, tutta croccante sotto, morbida sopra. Tosto sapore forte pomodoro. Basilico. E soprattutto ti devi sporcare la barba di pomodoro. Marinara. Dai che toccone pomodoro sopra. Mona, questa deve essere strabuona. Guarda la pizza, oh. Soft. Questa è pizza tipo la pala. Molto buona la salsa d'omodoro. Si sente un odore di basilico proprio buono. Recensione onesta che in confronto alle altre ha 10 punti in più. Non è la pizza romana in teglia. Okay. È una teglia un po' più morbida, meno croccante. Questa invece è la marinara, con staccetti di mozzarella sopra. Una margherita. Marinara con mozzarella tecnicamente diventa margherita. In questo momento stai guardando questa scena, quindi vuol dire che questa pizza è veramente buona. Mozzarella spacca, bravi. Quindi 5 lire, se passiamo da Potenza ci andiamo. Se vuoi fare per aperitivo, un pranzetto, o semplicemente ce l'hai fame, passaggio. Cazzo, quanto è buona questa. Dai un morso, ci pensi qualche secondo e dai uno, da 1 a 10. Vai. 8. 8. No, è troppo buona questa, mamma mia, gli darei 10. Ah, madonna, quella. E che cazzo è quella? 9. No, 9. 9, così. Senti la mozzarella. Quella della 9, questa? Vabbè, grazie, cavolo, questa è 10. E ultima tappa, il rifugio in mezzo all'autostrada. Siamo poi in mezzo all'autostrada dopo Potenza. Visto che abbiamo visto un po' la città e anche in questo video voglio provare cose nuove e diverse, veniamo qui anche perché me l'avete scritto in tanti. Vediamo un po' com'è. Ristorante il rifugio. Dov'è che siamo vicino? Ma sai bella vista, però. Ma che bellino, ristorantino. Con vista. Immagina che bello con la neve a sciare. È vero. Salve, siamo due, mangiamo. Grazie. Allora, abbiamo preso un po' di cosine dal menù. Anche se oggi è lunedì e non c'è tutto. Ho preso le lagane, ceci e ravioli, il pomodoro che fanno loro. Prendiamo anche il casatiello. Oltre che il cameriere, la signora lì è la cuoca e sta facendo tutto lei personalmente. Quindi vediamo un po' cosa ci aspetta. Potrebbe essere un posto interessante sia per chi viaggia e si ritrova qua, oppure chi è di Potenza o limitrofi e vuole venirla a provare. Potrebbe essere interessante, vediamo qua. Da qua, tutti i prodotti locali a chilometro zero. Anche i sottaceti li fanno loro, bellissimi. Questi pomodorini secchi, una bomba. Indovina cosa proverò per primo. Il pomodoro. Bravo, mi conosci. Beh. Un pomodoro secco mi fa ingrassare. Perché? Ne mangio 100.000. Una frittatina, guarda qua. Aspetta, ah, ci ha messo questa frittatina. Buono anche il salame, sembra un pranzo fatto in casa. Sì,
Io mi sento a casa. Sì, sì, esatto. Molto bello. Ed ecco i ravioli al pomodoro fatti in casa dalla signora. Ma sono super curioso. Il sugo è fatto da lei con le sue manine. Ne esagera. Che... Non è il sapore del ristorante. Però questa è una casa che cucina la nonna o la mamma. Tu mangi bene. Tanto sei mai lamentato quando mangiavi a casa di tua nonna? No. Che bella, a me piace un botto questo stile. Qui andiamo proprio sulla tipicità. Pasta fatta in casa direttamente da lei. La gana e ceci con peperoncino sopra. Olè. Buone, ma i ravioli al pomodoro erano molto più buoni. Buonissime, fresche, si sente che sono fatte adesso. Però vuoi mettere con i ravioli, con ricotta e spinaci. In realtà d'occhio sembrano peperoncini, ma sono peperoni cruschi e sono dolci, sono buoni. Sì, cioè sì, non c'è niente col peperoncino, molto buono. La basilicata mi ha messo capo, essendo che eravamo solo io ed Emily a mangiare ed Emily mangia poco. Ecco perché ci portiamo la gente a fare food tour noi, perché ci aiutano a finire da magnà. È ufficialmente la mia prima volta nelle Marche. Io non sono mai stato qui. Storiella su dove mangiare ad Ancona fatto. Ragazzi, voi non avete idea di quanta roba avete scritto. E sì, amico mio, più tardi vengo anche ad Ascoli. Da quello che abbiamo capito, ad Ancona si mangia pesce. Emily, dove è passato qualcosa come due ore? Due ore, tutto il tempo del viaggio. A cercare dove mangiare. Ho fatto il casting dei ristoranti. E tra tutti quanti quelli che ci avete consigliato, questo qua dove stiamo andando adesso mi ha preso il cuore. Quindi speriamo sia buono, più che altro. Quello che ci avete consigliato di più, la vecchia osteria. Tutti quanti ci hanno scritto di venire qui. Se passate, scrivetemi su Instagram che controllo i direct. Vi salutiamo. Qualsiasi cosa avete di tipico. Pagliacci è un piatto tipico, e in bianco con crostacei e molluschi. Altrimenti piatti tipici quali sono? Frittura mista dell'Adriatico, quindi con pesce di paranza, lumachine di mare con ragusa e porchetta, ricetta tipica come tale. Abbiamo la padellaccia di crostacei e molluschi, all'interno trovate pannocchie, scampi, vongole, mazzancolle, pane bruscato come da tradizione, calamari. Mentre qua invece trovate le lumachine in porchetta con all'interno il finocchio forte selvatico, il sugo lo facciamo noi, come una volta. Questi qui li abbiamo mangiati in Puglia. No, sì, in Puglia, a Taranto. Che è l'ultima volta abbiamo mangiato pesce? Sì, penso. Cioè, a parte il sushi... Sul pesce in generale c'è poco da dire a livello di recensione. Ecco perché non faccio mai ristorante di pesce. L'unica cosa che vi posso dire è fresco, si sente, è buonissimo. È un buon gusto di pesce, molto buono. Basta. Questi invece sono? Le lumachine di mare. Poi ho capito, questo è un... una salsa di cioè proprio da tradizione. Sì, fatta da loro. Cos'è comunque? Credo impresa familiare, fanno tutto loro. Come si mangiano? Bella domanda, perché c'hanno i gusci. Questo sughetto? Non così secondo me. Se li mangia tutti così, può calore. Così, sono molto buone. Il sughetto spacca. Già visto che ci stiamo. Calla. Già te lo dico perché questo sugo, perché raga, ma io ci metterò una vita a mangiarle tutte, cioè non riesco, sono ancora la prima. Madonna amore, un po' finito pezzetto mio questo. Mamma mia, che buono. Dai, vedi, su questo devo dire che è buono un culo. Altro che pesce fresco, sto cazzo di sugo, mettiamo dappertutto. Abbiamo la frittura mista dell'Adriatico di Baranza. Si chiama così? Baranza con la P. Allora, qua c'è tutto, e ci sono anche le chips che facciamo, le patine che facciamo le fatte in casa. Le mettiamo dentro. Mi si è scorto. È buona questa. È la cosa più buona del mondo. Il sughetto del sudè è la cosa più buona al mondo. Quanto cazzo è buono col pane. Sudè, madonna che pescione fritto. C'è qualcosa di più buono delle alici fritte? Cioè tipo al mondo? Sì. Cosa? Tutto. Ciotto. Ecco. Maglione, è di cashmere. E tu dove mettevi a mangiare il pesce? No! Ma copito, no? Comunque che cazzo mi piace così? Prendi la cozza, prendi il sughetto, lo schizzi sui maglioni di chi ti sta di fianco. E la morte fuori. Ci puoi di pensarci, è 10 secondi prima. Guarda quanto ci tiene a sto coso di cashmere. Pure il borotalco. Guarda, te l'abbiamo lasciata un po' sporca. Se mi vuoi... dispiace, infatti non vi ho chiesto come è andata, no? Se era andata bene la cosa, perché vedevo che facevate questo movimento che non ancora funziona bene rispetto alla scarpetta. Zero. Non ci è piaciuto, No, amore, no, ma ti pare. Comunque la terza volta, no, la quarta volta che ci portano il pane e noi continuiamo a finire tutte le tipologie di pane che ci portano. Allora ragazzi, devo portare io. Ve l'ho detto all'Ancona.
Brodetto all'antipodio. Zuppa di pesce, crostacei e molluschi. Quanti tipologie di crostacei ci sono, hai detto? Ce ne sono 13. Vediamo questo piccolo per iniziare. Allora, questo non si può mangiare che mai. Molto più forte di prima. Abbiamo concluso bene, direi. Oh, ma la magia. Un raduno. Sarà congelato, aspettare, eh. Sì. Congelato. Non vanno fatte entrare. Ragazzi, mi hanno consigliato, chiedo a tutti quanti. La golosa? La golosa. E quell'altra. È buono? Sì. È aperto? Sì. No, è migliore? Perché c'è un po' di gelato, quindi sta andando lì. Siamo ancora ad Ancona nelle Marche e non mi importa quanto tu sia famosa, amica gelateria. Se non è buono il gelato, mi incasso perché mi state facendo mangiare un gelato d'inverno. E se non è buono, poi me lo ricordo per tutto l'anno. Ci rimango malissimo. E sono molto, è il mio dolce preferito. Gelateria La Golosa. Iniziamo. Con quale? Intanto la panna, direi se la panna è buona. Io non sono un amante della panna, eh. Ma è buona. Non è male. Oh, già non mi ricordo più niente. Allora, qui c'era Kinder e dolce salato, quindi con tipo la con l'arachide. Dolce salato. No, buono, buono. Crunchy, la nocciola. Sono arachidi. Arachidi, scusa. Kinder. Questa è la Kinder. Nel gelato vanno visti tanti fattori. Ora li esaminiamo tutti e assaggiamo tutti i gusti. Quello che mi ispirava di più, lo cazzo, scrocchio. C'è un botto di Kinder però, perché non hai detto nulla del Kinder, ma è... Sto esaminando tutti i sapori adesso. Questo è lo scrocchio, guarda qua che bestia. Sembra tipo un po' Ferrero Rocher. È Ferrero Rocher. Infatti immaginavo. Quanto è buono! Allora, il gelato è cremoso, static. Non è... Non sa di ghiaccio. Esatto. Questo invece è mascarpone e Nutella. Leggerissimo questo. Questo secondo me è buono. Un po' meno, sa molto di mascarpone. Davvero? È una bomba atomica, è molto mascarponoso. So che lo dico sempre, però il mio gusto di gelato preferito è il pistacchio. Anche perché lo prendo sempre, è uno dei miei metodi di paragone per dire se una gelateria è buona. Quindi sono molto molto curioso. Iniziamo col churichuri. Churichuri che è tipo il pistacchio con sopra tutta la granella. Pistacchio salato, quindi buono. Ora assaggiamo il pistacchio normale. Signore amico mio, non è male, non è per niente male. All'inizio quando lo metti in bocca ha un po' quella consistenza come se fosse lasciato andare. Invece okay. A me piace molto. Però dico, la consistenza non è quella che dici super morbida, cremosa, gelato al pistacchio. Infatti il sapore all'inizio sembra un po' così, ho un attimo sotto il naso. Poi arriva il salato, arriva, no, è molto arriva la buono bontà invece. Proprio. È un perché buon poi arriva il sapore forte del pistacchio. Tra tutti i gusti, il retrogusto del pistacchio quando ti parte in bocca è più buono. Vero. Prossima tappa. Allora, sono le 5.40, sembra che è tipo mezzanotte inoltrata. Siamo ad Ascoli Piceno, o chiamatelo, come lo chiami tu? Ascoli Pie, se no. Ci faremo una bella passeggiata qui stasera, anche perché non so se dormirò qui o da un'altra parte. Cos'è che si mangia qui ad Ascoli Piceno? Le ascolane. Siamo venuti apposta a mangiare olive ascolane e qualche fritto. Io faccio la foto solamente se mi dico di mangiare olive ascolane buone. Te lo dico subito, la cura. E so già buonissime. Due. So già due, dai. Vabbè, se no ci sta pure migliori, ci sta che sta lì vicino. E io provo come il cuoppo di olive fritte da portare a spasso. Nel centro di Ascoli Piceno ci hanno consigliato 180 e questi ragazzi ci hanno consigliato altri due posti. Andiamo a prenderli tutti e vediamo qual è il più buono. Comunque proprio qui in Piazza del Popolo c'è 180 e lo proveremo, saranno le prime olive ascolane che proveremo qui ad Ascoli. Ma è pieno di gente tra l'altro. È zeppo. Le olive ascolane sono tra i miei fritti preferiti. Mamma mia. Frate. Non capite perché sono famosi per queste? Cioè, la frittura è sottilissima ed è tutta olive e carne. Tanta carne. Bellissima. Stasera ci sentiremo male a mangiare queste in tutta la città. Perché la salsa è buona. Ordinate altri 10 pure qua, va. Poi arrivano anche pure le tartufate. Cazzo, sono buonissime. Sono olive ascolane tartufine. Sono appena fritte. Ecco. Che è successo? Oddio. Che è successo? No, arrivo subito, vedo una cosa pure qua. Arrivo. Secondo me erano buone. Sta comprando caso, secondo me. Per me possiamo chiudere il video qua. Ok,
visto, c'è una casa qua sopra, economica, molto meglio di quella di prima. E ora 2 minuti a piedi e andiamo verso la prossima. Siamo arrivati da prefettura, area pedonale. Ah no, scusa. Ancora. Questo è un mezzo ristorante, mezzo aperitivo. Ci beviamo anche qualcosina? Ci sta. Per accompagnare? Sprizzino? Sprizzino con olive ascolane. Con ascolina, ascolina. Con ascoline e olivane. Qui è un po' più chill, siamo presi un aperitivo, c'è meno gente. Intanto, cioè, vogliamo fare un brindisi, qualcosina? Al futuro che è appena iniziato e gireremo tutta l'Italia. Prima iniziato un par di ciufoli, però ancora manca tanto. Inizierei. Il mio Ugo è fortissimo. Anche il mio, è super alcolico. Cioè, proprio. È molto diversa da prima, posso dire al limite del normale. Quella di prima sembrava proprio rustica, fatta sul momento, preparata a mano. Allora, questa sembra di... l'oliva è molto più piccola e la carne è meno saporita. Confermo, ma a me comunque sembra un'oliva scolata di... No, è molto buona, ma io preferivo quell'altra. Come si dice? Di busta. Dentro comunque ho visto che c'era la cucina. È diversa proprio da prima. È un livello sicuramente molto alto di oliva, però quella di prima mi ha colpito di più. Qui sento molto di più l'oliva. Proviamo a guardare tutto. Queste sembrano uova di quaglia un po'. Queste sono veramente buone. Sono molto più tartufate, ma anche qui il pasto è morbido, è più da busta. La frittura è anche meno croccante. Ah. È molto più incorporata. È buona, per carità. Cacchio, è difficile. Io preferisco quella, che è più crunchy, più... Non lo so. Vabbè, sono buone, ok? Sono buone. Che comunque qui si fa proprio a gusto. Per esempio a Frank. Queste mi piacciono molto di più di quelle di prima. Sono buone, sono buone. Cioè, ti piacciono più di quelle di prima, quindi... Sì. Se mettiamo in fila, se no occupiamo un locale, mettiamo in mezzo. Ok, dopo questo meet and greet, abbiamo fatto meet and greet, abbiamo fatto il filmacopio, andiamo da Migliori Oliva Scolare, che è l'altro che ci hanno consigliato tutto. Molto molto carina questa. Vediamo, allora, stessa panatura della seconda, più o meno. Ma non l'ho vista. Molto più buona. Quindi è veramente migliore. Di nome e di fatto? Non lo saprei dire, però rispetto al secondo sì. Io sono curiosa di assaggiare queste nere nere al tartufo. Vai. Oh mamma mia, mi sento un bacio al tartufo. Ancora di più di prima? No, no. Forse troppo? Mi piace. Un po' amaro, un po' tartufato? Se le prendi al tartufo però... Sì. Non te puoi lamentare di stare al tartufo. Le migliori di nome di fatto. Ah. Cazzo, queste le prime è tostissimo, però. No, a me piacciono più queste. Comunque, se dovessi dare il mio giudizio tra le tre, probabilmente 180, premiando il fatto che la panatura era diversa. Cioè, sembra più artigianale, qualcosa come se fosse un po' più rustico, no? Un qualcosa di diverso dalle altre. Anche il sapore, secondo me, era leggermente migliore. Poi questi sono gusti miei, ragazzi, stanno tutte e tre attaccate, che invece ho la bagnabbe tutte. Con 20 euro di fare la degustazione di tutta la scolipiceno. Così poi qui nei commenti mi dici per te qual è stata la più buona. E lì decidiamo. Dirò un aneddoto sia di questo viaggio, sia di tutti i viaggi che ho fatto in Italia in generale. Oggi ho messo questa storia, questa qui, che ho fatto 62.000 km stamattina. Adesso sono tipo 63.000. E 63.000 km in Tesla in giro per l'Italia. Per Italy Food Tour, per tutti i tour che ho fatto in Italia, fatti con questa macchina, anche con altre, ho girato anche con altre macchine, ma in particolare, sapete cosa mi sono accorto? Che io credo di aver visto tutti i Tesla Supercharger d'Italia. Secondo me ne mancano tipo 2-3, sui 40-50 che sono in totale, me ne mancano tipo un paio. Secondo me con questo viaggio li finisco tutti, così. Piccolo aneddoto. È stato l'Italy Food Tour più stancante e lungo della storia, ma cosa più importante, l'ho fatto per un motivo e tanti di voi l'hanno capito, l'avete già scritto nei commenti, me l'avete scritto su Instagram, è esattamente quello che state pensando e se non l'avete capito basta che andate a leggere nei commenti in questo momento perché lo sto facendo. Non posso legalmente dire quello che vi devo dire, ma lo dovete capire voi tramite le mie parole in questo momento perché legalmente non posso farlo. Spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportarmi. Ho girato comunque ufficialmente in 5 anni di canale tutta l'Italia. Sono riuscito a visitare tutte le regioni italiane in 5 anni. Anzi, in realtà quest'anno ho fatto un video in tutte le regioni d'Italia tranne la Liguria. La Liguria è rimasta... ma sono dimenticato. L'anno prossimo, se devo fare un tour, la prima tappa sarà tutta la Liguria. Parola di Lupetto, promesso. Ah, e mi raccomando, qua sotto in descrizione vi lascio il primo e il secondo episodio. Se vi siete persi, andate a recuperarli. Ciao ragazzi!